Timbala yeah, quando vejo o sol beijando o mar. Timbala yeah, toda vez que ele vai repousar. Timbala yeah, quando vejo o sol beijando o mar. Timbala yeah, toda vez que ele vai repousar. Qui, Radio Speranza in blu, siete all'ascolto di Greensat Radio, il vostro satellite verde, nato dalla sinergia tra Associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo e Arga Abruzzo, i giornalisti verdi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. I nostri portali di riferimento www.contribuentiabruzzo.eu, www.arganan.eu. In studio Donato Fioriti. Con noi l'ingegnere Eugenio Di Caro, presidente regionale di Percorsi, che ringraziamo per essere ai nostri studi. Grazie a voi, e buongiorno. Grazie ingegnere. Qualche notizia in anteprima, poi ci soffermeremo con l'ingegnere Di Caro per conoscere meglio l'associazione Percorsi. Ricordiamo l'apertura dello sportello IMU da parte dell'Associazione dei Consumatori Contribuenti Abruzzo per la verifica degli avvisi di accertamento ricevuti dai cittadini utenti alla luce della recente normativa in materia di Covid-19 e quindi della loro regolarità di notifica. La verifica di controllo è completamente gratuita a cura del team legale guidato dagli avvocati Giovanni Scudieri e Patrizia Pennese. La mail dedicata per approfondimento e informazioni è cipas.eu gmailcom Ricordiamo che è ripartita anche la convenzione da parte dell'associazione dei consumatori e dei contribuenti Abruzzo con il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo, quindi tutte le controversie che riguardano come materia luce, gas, acqua e telefonia vengono trattate in fase stragiudiziale completamente gratuita per i cittadini abruzzesi e in fase giudiziale convenzionata. La mail di riferimento è sempre la stessa, cipas.eu. Una notizia ehm, eh, eh, di rilievo che eh, riguarda eh, proprio eh, questa giornata che ci proviene dal CIF Centro Italiano Femminile. Il Centro italiano femminile manda una nota in cui afferma che da questo fine settimana nei bar, ristoranti, trattorie e stabilimenti balneari che aderiranno all'iniziativa si troverà fisso una locandina con un messaggio volto al contrasto della povertà educativa: Accendiamo la famiglia, spegniamo il cellulare. Il contrappasso è che lo sto leggendo dal cellulare, ingegnere, però è uno strumento. Ecco. Uno strumento questo dovremmo sì. capire, poi magari ne parliamo. L'invito viene rivolto ai genitori del CIF Abruzzo, d'intesa con la garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, attraverso una campagna di sensibilizzazione resa possibile anche dallo stragio di Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara. La povertà educativa minorile, ha spiegato la Falivene, è un fenomeno ampio e complesso, multidimensionale, frutto del contesto economico sociale e familiare in cui vivono i minori e investe anche la dimensione emotiva della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. Quindi la garante ha più volte ribadito come la proprietà educativa non sia legata alla povertà di carattere economico credo sia giunto il momento che la famiglia dice ancora la mh, Falivene venga realmente supportata affiancata in un momento di estrema fragilità la Confcommerci Pescara dichiarato il di presidente Riccardo Padovano è aderito a questa iniziativa il CIF Abruzzo in quanto ritiene che oltre a rappresentare interessi dei propri associati è importante per svolgere il proprio sguardo anche all'attività di carattere sociale il CIF Abruzzese ha spiegato al segretario regionale Concetta di Virgilio ha raccolto la provocazione di studenti della quarta e quinta del liceo artistico Vittoria di Trento che con lo stesso slogan hanno realizzato un mobile phone box per riporre i cellulari all'ingresso dei locali pubblici, trovando subito una massiccia adesione nella loro città. Quindi è necessario porre attenzione a questo tema, mettere al centro il minore e promuovere il valore della comunità educante. La Presidente Cifra Abruzzo, Maria Assunta Lombardi, ha aggiunto sentiamo i doveri vigilare sulle ferite che il cambio di scenario ha sortito nei giovani e farci carico delle loro paure. Continueremo quindi il nostro impegno nel vivere una cittadinanza attiva contribuendo all'individuazione e sperimentazione intesa con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo e con il supporto ai nostri servizi sul territorio di percorsi di educazione alla responsabilità sia all'interno delle famiglie che nelle scuole con particolare riguardo alle medie inferiori. Detto questo torniamo all'ingegnere di Caro, Presidente regionale Associazione Percorsi, per quei pochi che non conoscessero questa storica associazione che opera nel mondo sociosanitario abruzzese da ormai tantissimi lustri. Sì, sì buongiorno a tutti. E noi siamo nati, la società è nata nel 1994 e quindi è stata la prima associazione in Abruzzo che si è occupata di famiglie in difficoltà per, nel campo della salute mentale. Salute mentale è un termine moderno, prima si parlava di psichiatria, adesso eh, non si parla più di psichiatria se non di ricovero ospedaliero psichiatrico, ma è un ricovero. In realtà è la salute mentale, come è, è la salute, si parla oggi. Una volta c'era il Ministero della Sanità, oggi c'è il Ministero della Salute. E quindi finalmente c'è stato un passaggio culturale importante, cioè rispettare la persona con tutte le sue specificità. Quindi non più la cura del corpo, ma la cura della mente come parte essenziale di un organismo. Quindi siamo tornati un po'... Ai tempi all'antico, mens in corpore sano, no? che dicevano i nostri antenati, cioè significa l'equilibrio della salute, equilibrio psicofisico. fra psico fisico, quindi la mente e il corpo. D'altronde noi più andiamo avanti con le ricerche scientifiche, più veniamo a capire questo concetto a livello di funzionamento del corpo umano, cioè l'atleta che ripete lo stesso gesto e perfeziona il suo risultato sportivo. Che cos'è? È un allarme della mente, noi diciamo allarme del corpo, ma in realtà è un della mente, la mente che, che piano passo dopo passo riesce a trovare i suoi neuroni specifici, riesce a costruire un percorso strutturato all'interno del cervello a comandare i muscoli quindi il muscolo va, manda il suo input al cervello e viceversa il cervello manda il suo input al muscolo ingegnere cosa riuscite a fare per i familiari di coloro che hanno problemi di carattere eh, mentale insomma, che riguarda comunque la salute mentale allora il nostro motto è dal pregiudizio alla convivenza il motto della nostra associazione quindi già eh, con due parole riusciamo a esprimere tantissimi concetti il pregiudizio c'è ancora tantissimo c'è anche l'autopregiudizio, nel senso che se io ho delle difficoltà non mi, non mi sfido, sfido me stesso a stare con gli altri, mi chiudo. E quindi questo è già un passaggio importante. Riuscire a convincere la persona che la sua può essere una difficoltà, in realtà può essere una risorsa. Perché poi noi diciamo, che cosa diciamo normalmente? Che ogni individuo ha la sua specificità. Certo. Ma ci dobbiamo credere a questa cosa, non deve essere un modo di dire. E invece, le famiglie magari avvertono quasi un senso di vergogna: assolutamente di, sì. Non vogliono, assolutamente. vogliono nascondere magari il problema. Non, non so. Assolutamente sì, c'è cioè, il pregiudizio in casa, cioè la famiglia tende a nascondere il problema chiaramente se parte da dentro casa, però, probabilmente è la società che induce a questo, eh sì. Eh sì, perché la, società, la nostra società è una società per dire, efficientistica, ma non voglio dire efficientistica per modo di dire. Nell'apparenza. Nell'apparenza, perché se tu hai una fetta di società che rimane indietro, non hai creato una società efficiente. Certo. E quindi efficiente vuol dire che ogni individuo deve essere rispettato per quello che può dare la società agli altri. E dobbiamo essere convinti che anche la persona cosiddetta malata può dare tanto agli altri. Certo. Noi molto spesso parliamo di disabilità fisica, perché magari è più quella è evidente, ma eh, ragazzi, cioè, un disabile fisico che vuol dire che non è capace di fare un lavoro, ma quello è più intelligente di un altro, certo. perché magari è capace anche di dedicare più tempo alla sua preparazione Ingegnere, intellettuale. Anche la visuale che cambia e che ti dà quell'informazione che tu non avresti. Eh sì, assolutamente. Per cui come il disabile fisico dimostra oggi molto spesso che più capace di fare un lavoro di chi magari si distrae e distrae molto del suo tempo e quindi a persone molto più efficaci nello svolgere un servizio così anche cosiddetto cosiddette persone che ha difficoltà mentale in realtà poi andiamo a capire meglio qual è la sua difficoltà quindi al di là dell'effetto panico che può avere una persona a stare con gli altri, certo. ma quella persona messa nell'ambiente giusto dove lui non ha lo stress del rapporto con un altro individuo, ma può concentrarsi con la sua mente, e noi abbiamo artisti, abbiamo pittori, certo, abbiamo certo, scrittori, certo. abbiamo persone che hanno dato alla società tantissimo e possono dare tanti... Quindi la nostra, lo scopo della nostra associazione è proprio questo, cioè valorizzare le persone e scoprire che cosa hanno di più degli altri, ma prima convincere loro stessi che sono capaci di dare e poi far presente alla Motivare società prima loro per poi Per eh, poi dire alla società guardate che questo individuo che voi pensavate di essere uno scarto tra virgolette, in realtà è più capace di voi a fare quel lavoro. La pietra di scarto era diventata pietra d'angolo. Pietra d'angolo, <ride> esatto. <ride> Infatti, bravo. <ride> ingegnere, allora ci fermiamo un attimo Per una breve pausa musicale se la regia è d'accordo e poi torneremo subito dopo i nostri ascoltatori con l'ingegner di Caro. Finisci le parole. Sto qui. Sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui. Sta qui quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile. Nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Sai più dove andare, sto qui, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui, quando essere invisibile è peggio che non... Torniamo di nuovo in studio, sempre con Radio Speranza in blu, sempre con Grisatt Radio, il vostro salete verde. Riprendiamo la nostra chiacchierata con l'ingegnere Di Caro, presidente regionale di Percorsi. Ingegnere ci stava delucidando su tutte le iniziative e soprattutto sulla forma mentis di questa associazione. Ricordiamo anche la sua sede chi volesse contattarvi come può fare? Sì, la sede, abbiamo una sede regionale a Pescara e Strada dei Fornaci numero 2 è lungo il Viale Bovio di fatto, una attraverso il viale Bovio. E poi abbiamo sette sedi in Abruzzo, quindi siamo capillarmente diffusi quindi nel uno territorio. Il va sul sito può rendersi conto di quella che è più vicina. Assolutamente utile. sì, www.percorsi.abruzzo.it. E abbiamo un bel sito, ricco di informazioni, c'è una biblioteca anche di riferimento per chi volesse approfondire. Sono professionisti, psicologi? Noi abbiamo degli psicologi strutturati, abbiamo anche, siamo anche sede di formazione di psicologi, siamo convenzionati Quindi con... Quindi proprio strutturati, dipendenti dalla. Sì, della abbiamo nostra... uno psicologo strutturato, più psicologi collaboratori, che su chiamata per singoli progetti, oppure per la formazione, noi siamo convenzionati con la nostra università, e quindi siamo sedi di formazione e per siete psicologi Siamo riconosciuti per la formazione per psicologi e certo, sì. questo è importantissimo. Eh, quindi vuol dire insomma, abbiamo, certo, abbiamo che avete maturato. un alto livello di professionalità. Sì, sì. abbiamo anche un nostro giornalino. A proposito della stampa, eh, diciamo, <ride> lo strillone diciamo, eh. <ride> è un giornalino fatto dai nostri ragazzi, perché noi abbiamo dei ragazzi esperti di computer, eh. facciamo anche. Quindi sia cartaceo che online lo strillone. Sì. Complimenti allora. Eh, a proposito di questa cosa, eh, magari lei può anche darmi una mano, può anche darmi allora, dei consigli. Piacere. Noi ovviamente abbiamo questo strumento cartaceo e poi ovviamente abbiamo la sede, eh, diciamo, un sito web, eh, sì. come si dice oggi, un sito sì. tecnologico immediato. Beh, noi pensiamo che... Ambedue gli strumenti sono importanti, non bisogna immaginare che l'uno possa togliere l'altro e viceversa. Eh, posso, né farle, che... posso farle i complimenti? Non è piangeria, le faccio i complimenti sì. veramente, Vabbè. perché eh, proprio a livello giornalistico, rispetto a um, tante iniziative di studio, ci si è resi conto che l'online da solo non va da nessuna parte e il cartaceo ancora non è da abbandonare. Insieme hanno un valore veramente importante. Posso fare tanto, ha perfettamente ragione. Ma dico io, voglio dire, per capire certe cose, basta il, buona, il buon senso. Per esempio, il mio obiettivo fondamentale è quello di portare questo giornalino negli studi dei medici di famiglia. O lei immagina la mamma che si siede per aspettare il medico di famiglia e prende il nostro giornalino, ha l'occasione di prendere il nostro giornalino, di guardarselo mentre aspetta il medico, e di capire un mondo nuovo. Ma quella signora magari non va col telefonino, può anche andarci occasionalmente certo, certo. Sono, è quel target che non, non sarebbe coperto. in grado, non sarebbe coperto quindi è evidente che il mezzo tecnologico, se io ho possibilità di andare sul sito immediatamente mi collego, certo. quindi il mezzo tecnologico è, questa è importante questa cosa la approfondiamo ingegnere perché proviamo a vedere che ho una bella iniziativa editoriale che ormai dura da 15 anni si chiama La Cerbe, è un mensile di 52 pagine nella, nella Val Pescara, che adesso è entrata anche nel, in Pescara col primo numero, possiamo provare anche una sinergia, una fogliazione, proprio in questo momento è presente nelle edicole dell'entroterra e del centro di Pescara. Proviamo a fare questo discorso con i medici di famiglia. Ci possiamo provare, intanto c'è un bel circuito anche di amici medici con cui possiamo provare a parlare e credo che questa è una sensibilità che possiamo incrociare benissimo grazie, grazie sicuramente questa... interessate fermo restando che come l'ho già detto in altre occasioni saremo da voi televisivamente con misericordia tv il canale 636 per uno speciale eh, di 30 minuti proprio sulla vostra realtà che secondo me è veramente una realtà Molto importante e che, eh, come eh, si dice oggi, ha dato vita alle best practices. L'ingegnere è vero che non si è inventato nulla, però chiaramente, grazie alla vostra esperienza, avete fatto da soggetto pilota anche fuori dai confini regionali. Assolutamente sì. Eh, grazie per queste sue idee. Questa partecipazione e questa visione perché è importante avere questa visione di unitarietà degli intenti esattamente perché insieme si può andare anche lontano, da soli forse è un po, sì, un, un po' più difficile ecco in questo senso il mezzo tecnologico facilita i contatti però eh, le salso, voglio dire eh, quando apri un libro avere il cartaceo in mano Ah, la copertina è un'altra sensazione. È certo. un'altra sensazione e ricordi di più. Io voglio dire, sarò antico magari, però quando tu leggi un libro, il libro tu ricordi il contenuto di questo libro. Quando leggi qualcosa su, su una, uno strumento elettronico, magari ti annoi non riesci perché ti stanchi gli occhi e qui non lo fai più. Certo, no, il cartaceo abbinato all'online, come dice lei giustamente, eh. è importante. quindi Ritengo che possa essere veramente una bella iniziativa che possiamo uh, portare in, in sinergia e lo faremo, ingegnere sicuramente. Intanto vi ringraziamo per quello che fate, per quello che fate per tante famiglie, per tanti soggetti e sicuramente senza questo principio di sussidiarietà che voi incardinate al meglio eh, le istituzioni, in questo caso le as territoriali, da sole non ce la farebbero. Eh sì, diciamo, noi collaboriamo con eh, i Dipartimenti di Salute Mentale, anche con il Comuni di Pescara ad esempio, cofinanziano il nostro progetto. Però è, è importante avere quest'anima di riferimento perché al di là dei soldi, i soldi non, non, non sono importanti, bisogna avere la cultura prima e poi tu puoi. Eh, anche anche diciamo, il cofinanziamento, il finanziamento non deve rimanere fino a se stesso, ci deve essere il dopo, perché altrimenti noi sprechiamo risorse. Allora Bisogna avere la cultura delle cose, l'aiuto economico è una componente, però poi sono le persone che fanno le cose, le persone che trovano, le persone che partecipano, le persone che poi utilizzano al meglio la conoscenza e le esperienze che si è fatte. La parte di best practice, eh, complimenti <ride> perché. Lo pensavamo qualche giorno eh, fa. Sì, su questo. No, eh sì, oggi lo diciamo in inglese, ma voglio eh. dire, insomma, eh. è una buona pratica, ah, che certo. poi la buona pratica dire, è sempre stata riconosciuta a livello. In antico, no? se pensiamo ai nostri genitori, non parlavano... E, e parlavano Mielificati come oggi facciamo noi. Però il buon senso allora avevano già le buone pride. L'esperienza. Eh, il buon senso a volte manca, oggi eh, sì. dobbiamo recuperare. Oggi dobbiamo cosa. recuperare il buon senso, parliamo in inglese, parliamo con termini più sofisticati per dire gli stessi concetti di una volta. Ma soprattutto è importante anche la competenza, la serietà e l'esperienza, come lei, per esempio, mm -hmm. ha in questo campo da tantissimi anni. Vabbè, lei ha una personalità eclettica eterogenea, quindi <ride> ce l'ha diversi capi. Però nel campo sanitario ha acquisito grande esperienza sia nell'ASL di Chieti che poi con le altre iniziative? Beh sì, io, oggi, oggi anche il volontariato deve essere un po' tecnicizzato, un po' esperienziale, bisogna mettere insieme più cose, perché altrimenti si diventa un po' settari. E questa è un po' una tendenza che io non accetto. Cioè, bisogna avere la forza di parlare di più cose del mondo che c'è intorno all'iniziativa iniziativa. Per cui anche il nostro volontariato devi conoscere, devi sapere, devi avere collegamenti. Allora, sei efficace ed efficiente in quello che fai. Perfetto, ingegnere. Noi la ringraziamo. Il nostro tempo finisce qui, ma sicuramente torneremo a approfondire l'argomento con lei su percorsi. La ringraziamo per essere stato nei nostri studi ai nostri radioascoltatori, un cordiale arrivederci alle prossime edizioni di Green Sat Radio sempre su Radio Speranza in Blu. Io ringrazio voi, ringrazio Radio Speranza, ringrazio lei personalmente per la sua sensibilità e veramente complimenti per il lavoro che tutti. fate. Arrivederci, grazie. é yeah, quando vejo eu só beijando o mar Ximbalaie yeah, toda vez que ele vai pousar é yeah, quando vejo eu só beijando o mar é yeah, toda vez que ele vai pousar